Hola hola, io sono il vostro capitano Max Berro Fronzo. Benvenuti a una nuova puntata di Wikimax a Long Time Ago. Oggi è il 4 gennaio. Innanzitutto vi chiedo scusa per i capelli bagnati, ma sono appena uscito dalla doccia. Secondariamente vi devo chiedere scusa per due errori che ho fatto nell'edizione precedente, che alcuni di voi mi hanno fatto notare. E quando dico alcuni di voi, significa che se 500 persone hanno visto il video, 300 mi hanno fatto notare questi errori. Quindi è doveroso che io faccia certe precisazioni. Quando ho parlato di Martin Lutero, in realtà ho detto Martin Luther King. Ovviamente, tipo, ho avuto un lapsus, non ho confuso le due figure storiche, semplicemente ho aggiunto un King alla fine perché i due nomi comprenderete che sono estremamente simili. Errore mio, comunque sia, mi dispiace, tenterò di non farlo succedere più. Inoltre, quando ho parlato di Sergio Leone, l'ho erroneamente definito un compositore anziché un regista. È ovviamente un regista, non un compositore, l'ho confuso con Ennio Morricone e questa volta sì, ho fatto un cambiamento di persona nella mia testa. Di nuovo, in ogni caso, questi errori sono stati corretti praticamente in corso d'opera con una annotazione nel video di ieri e, come mi ha suggerito comunque un altro utente nei commenti, ho provveduto a mettere tutti quanti gli episodi all'interno di una playlist ordinata che praticamente aggiornerò di giorno in giorno. Iniziamo dunque con l'episodio di oggi. Quindi, il 4 gennaio di un sacco di tempo fa, successe che nel 1847 Samuel Colt, l'inventore effettivamente della pistola Colt, vende la sua prima arma da fuoco al governo americano. Una curiosità è che in occasione della spedizione dei Mille, quella di Garibaldi, Samuel Colt ha inviato appunto allo stesso 100 armi da fuoco, tra cui rivoltelle, carabine e un sacco di altre cose. Garibaldi, soddisfatto per questo dono, praticamente si occupò di acquistare alla cifra di $160,000 circa 23.500 moschetti per la sua spedizione. Si dice che una delle rivoltelle fornite, assegnata a un certo colonnello Missouri, contribuì a salvare la vita all'eroe dei due mondi. Nel 1896 lo Utah diventa il 45esimo stato a entrare a far parte dell'Unione. Nel 1936 il giornale Billboard pubblica la sua prima classifica, la sua prima hit parade musicale. La scelta della copertina non è casuale, è che ho un'amica a cui piace molto Taylor Swift, quindi volevo farle insomma questo, sì, avete capito. Nel 1959 il Luna 1, che vedete qui a fianco, diventa il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare la gravità terrestre. In realtà l'oggetto è stato lanciato il 2 gennaio, ovvero l'altro ieri, però doveva effettivamente arrivare sulla Luna oggi. In realtà però ha mancato il bersaglio di qualcosa come 6.000 km, che però in termini astronomici non sono poi neanche granché, attestandosi poi in un'orbita eliocentrica tra Marte e la Terra. In compenso però di questa ultima cosa non sono proprio sicurissimo, quindi nel caso sia incorretta non mi crocifiggete nei commenti come avete fatto. Infine nel 1970 a Tonghai in Cina un terremoto devastante di magnitudo 7.7 uccide più di 15.000 persone. Gli eventi finiscono qui, quindi passiamo direttamente alle nascite e alle morti famose del 4 gennaio. Nel 1785 nasce Jacob Ludwig Carl Grimm, che è autore assieme al fratello delle prime edizioni di alcune delle più famose fiabe che oggi conosciamo, come per esempio Hansel e Gretel, Rapunzel, Cenerentola, Biancaneve e un sacco di altre. Tra l'altro le primissime edizioni delle fiabe da loro riportate sono tipo super truculente, finiscono nel sangue in maniere tipo terribili, quindi vi consiglio di andarvele a leggere perché sono qualcosa di pittoresco. Nel 1809 nasce Louis Braille, l'inventore del famoso metodo di lettura per non vedenti. Nel 1643 nasce Isaac Newton, matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo e alchimista inglese. È stato anche presidente della Royal Society, che è praticamente un'associazione inglese che prevede il fatto che solamente tramite l'eccellenza scientifica si possa arrivare a un benessere vero e proprio dell'umanità. Descrisse la legge di gravitazione universale e dovrei parlare 200 anni solamente di questa persona qua e fare probabilmente un episodio dedicato solamente a lui. L'ho messo il 4 gennaio nonostante la sua data di nascita sia contesa tra questo giorno e il 25 dicembre del 1642. Nel 1961 invece muore, non nasce, Erwin Schrödinger, matematico e fisico austriaco, che fu di fondamentale importanza nel campo della meccanica quantistica e che descrisse una equazione che oggi porta il suo nome, che gli valse nel 1933 il Nobel per la fisica. Questo, signori, è tutto quello che è successo il 4 gennaio di un sacco di tempo fa. Vi invito come al solito ad andare nei commenti per correggermi se ho sbagliato o per darmi suggerimenti per questa serie che, come già sapete, è in continua evoluzione man mano che io sto facendo le cose assieme a voi. Vi invito ad andare come al solito nella descrizione dove ci sono un sacco di link utili, la pagina di Facebook nel caso voleste scrivere
iscrivermi o che ne so, il mio canale di Twitch dove volendomi potete seguire ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica a partire dalle 16:30. Oggi purtroppo sto arrivando un poco lungo perché come avete visto questo video è uscito tardi e quindi io devo andare un poco più tardi in onda. Ho il mio profilo Instagram che è per i più stupidi che tipo non sanno leggere, invece Instagram ci sono solo le figure, quindi insomma è più facile. Noi ci vediamo domani per un altro episodio, spero di poter ricominciare presto a portare anche gameplay. Vi ringrazio comunque per tutti quanti i commenti positivi che mi state facendo per questa serie. Ci vediamo domani e considerato che non ho altro rimasto da dire, dal vostro Capitan Max Berro Fronzo, adios a todos.